Francesca! Disegnare cose che ci fanno arrabbiare, ci danno fastidio, però mantenendo la nostra calma e compostezza. Iniziamo. Quest'oggi sarà una sfida collaborativa e dovete raggiungere un totale di 100 punti. Ogni tot otterrete delle piccole ricompense, quindi date del vostro meglio per ottenerle tutte. Ricompense? Tipo denaro? Vedrete, per ogni manche io vi darò un contesto e in ogni contesto dovete disegnare ciò che più vi dà fastidio. Va bene, prima manche. Il contesto è: che cosa vi dà più fastidio sul lavoro? Corrado, preparati ad un bellissimo autoritratto. Potremmo votare metà io e metà la chat. State attenti a quello che fate. Io separei 3, 2, 1, via. Oh no, mi sono andato a impelagare in una cosa più grande di me. Ma stai calmo, non arrabbiarti. Mi dà ancora più fastidio se mi dici di stare calmo. Girati, Lavinia. Ah, stiamo facendo la stessa cosa? Assolutamente. Ma come? Quanto manca? 2 minuti precisi. Ma tranquilli, avete ancora tempo. Madonna Connor. Madonna. Sei diventato tipo D'Artagnan. È sempre difficile rimanere al passo con i nuovi look di Connor. Perché lui è la nostra queen, sempre aggiornata. Stop. 3. Francesca, ma dove stai disegnando? Ah, le mie orecchie. Dove sta disegnando Francesca? Dov'è il suo iPad? È a casa sua. Francesca, siamo in squadra insieme, per favore. Non mi aspettavo questo sbrocco. 3, 2, 1. Fra, non ho finito il video. Quanto fai di panca piana, fra? Stessa identica cosa, solo che io l'ho resa così in orizzontale, con i turni, quindi il numerino da prendere per parlare con me. E qui tutte quante le persone, che poi sono diventate sempre più stilizzate man mano. Antonio, che dice Rick per le scadenze. Piero, Rick per le modifiche. Corrad, Rick per la live. Lavinia, Rick per lo shop. E Kama, Rick, niente. Io ho messo soltanto le persone che effettivamente vengono a interrompermi, quindi Corrad, Kama, Piero e Antonio. Lavinia, per me, sa che hai il via libera, no? Ma se vai da Francesca e lei c'ha anche il bollino rosso con il teschio per dire che è occupata, allora bisogna che lascia passare. L'unica volta in cui tu sei arrivata e hai fatto: Francesca, sei libera? Sì. E poi hai aperto tutta la porta e c'era Lavinia dietro così. Vai, parla. A me piace molto il tuo disegno. Il mio è uno schizzo. C'ho sempre questa cosa che io, è come se questa qua fosse l'idea. Invece il tuo è già un po' più dettagliato. Sarà per il tratto che è più preciso, no, in generale. Invece io ho avuto la sensazione opposta. Cioè il mio è l'idea e ho cercato di rappresentarla nel modo più semplice e concettuale possibile. E nel tuo caso tu hai fatto anche uno sviluppo. C'è una scenografia, capito? Le scalette. C'è la scenografia. Hai fatto un'altra cosa bella. Volevi rappresentare le persone che aprivano la porta e ti dicevano: però erano tante, sì. Quindi in realtà qui ci sarebbe un muro, ma tu sei riuscito a superare la barriera del realistico per rappresentare una cosa che è in parte concettuale e in parte realistica. È incredibile, detto così sono un genio. È vero, tu fa proprio schifo. Allora, vi do i punti, i 100 punti sono totali. Ogni manche sono 20 punti, 10 uno e 10 l'altro. Io vi darò i miei punti. Francesca, mi è piaciuto molto il come hai disegnato i vari collaboratori e te stessa. Sono abbastanza dettagliati, sono facili anche da riconoscere. Invece di te mi piace che ogni persona abbia un po' quello che dice in base a quello che fa di lavoro, quindi i messaggi siano tutti differenti, ma effettivamente in collettivo avete fatto più o meno lo stesso disegno, quindi purtroppo non posso darvi il 100% dei punti, ma su 20 punti ve ne ho dati 12. Va bene. E chiederò alla chat. Sì, ce l'abbiamo sto punteggio del pubblico. Siete a 26 punti. Let's go, seconda manche. Dovete disegnare che cosa vi dà fastidio in un contesto amoroso. Posso ripetere lo stesso disegno? In no. Che senso? Prendo esattamente questo, lo metto sul divano e poi metto Conrad, Kama. Fra. Mettiamo il separe. Bene, tempo saltato adesso. Minuti e 40 secondi. Oh mio Dio! Stop, stop, alza le penne, non potete più fare nulla. 3, 2, 1.
Buongiorno, come va? Sai che bla, buon pranzo, che fai? Bla 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 bla. Ma è la stessa idea di prima, avete capito? Cioè che con Francesca dovete lasciarla stare. Cosa c'è di più noioso di una persona che ti scrive buongiorno e poi subito dopo ti scrive come va? E poi ti scrive un'altra informazione non richiesta e poi ti dice buon pranzo e poi ti chiede che fai e poi wall of text di cose non richieste. Cosa c'è di più bello invece di un partner che non senti che mai? Mai! Una relazione epistolare, un messaggio al mese vuole Francesca. Esatto. Io invece cosa c'è di più fastidioso di non l'hai presa? L'ho scordata 9 mesi dopo. A volte ci si infastidisce con poco. In effetti sembra davvero una seccatura. Ma prima di votarvi, se fosse il momento di attivare il primo imprevisto. Giudice specializzato. Questa mash non sarà giudicata da me, ma da persona speciale. Eloisa, specializzata in... In rabbia? Eccomi qua. Allora, valutiamo. Questo è quello che ti darebbe più fastidio... Ma diciamo che non la prendo bene. Ma perché fossilizzarci su questi argomenti così complessi quando possiamo avere la semplicità di una persona petulante su WhatsApp? Se alla prima affermazione alle 8 non si riceve risposta, in automatico deve partire una rotellina che dice è impegnata. Non si scrivono tutti questi messaggi. Ma poverino, lui è innamorato. Tu non sei innamorata di questa persona. Se no non vedresti l'ora di rispondergli, di sentirlo. Lo stai illudendo. In effetti però c'è da dire che c'è anche un errore nel disegno di Riccardo. Guardate come è scritto l'ho scordata. No, nella pezza. E in realtà era un easter egg per far arrabbiare le persone a casa. Hai fatto arrabbiare anche le persone in studio. Le persone che scordano l'italiano fanno veramente arrabbiare. Punti in più o in meno lo deciderai Luisa. Allora, sono due situazioni che non mi appartengono. Guarda, non si può mai sapere. No! Il fato. Allora, sicuramente dei punti in meno, perché questa cosa qui ci voleva proprio la calligrafa per correggermi questo. Ok, la cosa fa arrabbiare abbastanza. Poi me dai sti punti. Si è messo d'accordo con te. E questo è il modo per farci arrabbiare, sì. Tergiversare. Non ho dovuto dire nulla. Allora, io vi do 13 punti. Arrivederci. Vuol dire che siamo un pelo sopra la sufficienza. Sì. Già solo con i punti di Eloisa avete ricevuto la prima ricompensa. L'Uribol. Potete iniziare a sfogare la vostra frustrazione facendo scoppiare le bollicine delle Uribol. E intanto la chat vi ha dato 10 punti, che è effettivamente ciò che vi meritate. Comunque non mi dà soddisfazione, perché anche se io scoppio queste palline il mondo non cambierà. E so che il mondo continuerà a essere un mondo ingiusto, dove l'ingiustizia regna sovrana e non regna la pace e l'armonia. Io forse passerei la prossima manche. Terza manche. In questa manche dovrete disegnare che cosa vi dà più fastidio per strada. Timer saltato. Timer? Il timer è cominciato. È veramente difficile per te. È proprio contro ogni tuo principio. Sì. Capisco, però siamo in Italia. Quindi stai mancando di rispetto alla mia cultura. Perché devi imparare l'italiano e parlare italiano. Se sei in Italia, la lingua più bella del mondo è l'italiano. I poeti. La pizza. Io non scrivo l'O senza H e senza apostrofo. Quindi forse l'italiano lo devi imparare qualcun altro qui. Non preoccuparti adesso. L'italiano potrei pensarci un'altra volta. Picchiarti. E ora chi parla l'italiano? Chi parla l'italiano bene? No, che non si sa loro! E so, il tempo è terminato. 3, 2, 1. Ma perché sono state nella ciclabile? E ovviamente qui c'è tutta la roba per terra. Di vetri. No, il tuo disegno è proprio carino. Il tuo è super dinamico, sembra una vignetta di un fumetto. Ma questa qua è una cosa che è successa veramente. Sono andato sulle strisce e a un certo punto un autobus ha deciso di non frenare e alla fine ha inchiodato sopra di me dicendo spostati, cioè io non posso inchiodare per non investirti. Nonostante l'episodio sia davvero terribile, vorrei solo capire perché quest'autobus stava attraversando anch'egli sulle strisce mentre
tu stavi andando per strada. Sbagliato a mettere la direzione destra. Comunque io spero che in un futuro venga implementata proprio una multa per quelli che sostano nella ciclabile. E in tutto questo, noi che siamo a piedi, in bici, siamo quelli che stanno salvando il mondo dall'inquinamento. E voi, col vostro SUV, ingombrate 5 metri quadri per una persona. I punti della chat sono stati 20 punti tondi. Il massimo. E voi invece volete sapere quanti punti vi do io? Quanti? 6. Ma stai scherzando? Un punto a Francesca e 5 Riccardo. Il disegno di Francesca è carino, quindi un punto. Ma non mi fa arrabbiare, non vado in bici. Invece Riccardo ti ho dato 5 punti. Grazie. Perché benché la questione delle strisce mi dà fastidio, se lo sbagliate, è successa anche a me questa cosa. Mi sono spaventato più che arrabbiato. Vuoi piangere? Ok, va bene, togliamo un punto a Riccardo. Devi stare calmo, Cord, perché ti arrabbi? No, io ho sfogato la mia rabbia togliendovi dei punti. Ma voi potrete sfogare la vostra rabbia con la prossima ricompensa. Punch King. La vigna vi porterà la Punch King. Un giochino che vi aiuterà a sfogare un po' di rabbia. È la versione microscopica. È la versione erudita. È adorabile. Punch King! Ma è incredibile. Vai Francesca, sfoga tutta la tua frustrazione contro le persone che parcheggiano sulla pista ciclabile. No, è più forte, più rabbia contro queste persone. Come se potessero liberare tutte le piste ciclabili grazie a questo. 659. Ora io? Questo qua è per te. Mi ricordo ogni singolo connotato della tua faccia, capito? Autista di autobus del cavolo, ogni volta passi qui davanti, non vedo l'ora di investirti io. No. 609. Se ne faccio uno io e vi batto, vi faccio arrabbiare. Ma stai scherzando? Ridammelo subito! Lo teniamo qui così ogni volta che sentiamo che Corrad ci fa arrabbiare possiamo immaginare la sua faccia qui. Andiamo alla prossima manche! Dovete disegnare che cosa vi dà più fastidio in contesto familiare. E attiverò anche un imprevisto. Suoni sgradevoli. Prima di cominciare questa manche... Guarda un po', ci voleva Piero. Perché c'è tutta quella roba lì in mano? Vai via! Vai, allora ci sono. Ah! Questo qua è un pericolo per i timpani. 3, 2, 1, via. No, capito? Ah! 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 No, dai, dai! Francesca Zen. Ah! Ma solo Ricky reagisce. Per Francesca ci vuole qualcosa di più potente. Dei fuochi d'artificio, che so. No. Vi siete rivolti al reparto dell'ufficio più esperto in rotture di cavallo. Ma perché tutti da questa parte? Tutti da questa parte. Ma sembra che ci sia una scimmia. Una scimmia in questo studio. Sembra sta lo zoo. Ma cosa? Ma che è? All'ombra dell'ultimo sole si era scoperto un peccatore. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Io non so neanche da dove possono provenire questi suoni. Ma ce l'avevamo in studio tutta sta roba. I 10 minuti più lunghi di sempre. Stop! Stop! Basta! Basta con questi suoni! Non ne posso più! Via! Calma, Corrad! Calma! No, non sono calmo! Ok, sono tornato calmo. Allora, questo qua è tutto il dramma in generale quando sono in famiglia. E quindi, sei dimagrito, devi mangiare. Ho preparato giusto due cosine e c'è il tavolo che è pieno di cibo per un anno. Ma la cosa che veramente mi fa più arrabbiare è proprio il... Ti metto il pepe e lei è già così. Se l'ha già messo. Ah, non lo volevi? Ah, vabbè. Nonna, ti prego, basta. Quando c'era la guerra io non potevo mangiare niente. Ma io tutta la mia infanzia ho mangiato pranzo e cena da mia nonna ogni giorno. Ti rendi conto fare ogni giorno così? Ogni giorno! Abbiamo descritto cose simili ma comunque sfaccettature diverse che vanno a completare questo concetto. Quindi comunque questa qua è una cosa che va tenuta in considerazione. Assolutamente. Sai cosa va tenuta in considerazione? Cosa? Che non ho più i timpani, sono particolarmente arrabbiato e ho bisogno di sfogare la mia frustrazione dandovi pochi punti. Fortunatamente la chat è molto gentile, vi ha donato ben 20 punti. 20 punti, il massimo. Sì, per questo motivo che io ve ne do solo 7. Perché?
perché solo per questo motivo? Non è che ora la chat deve essere bilanciata. Io ho un motivo molto valido, ti vero. La mia nonna diceva l'esatto opposto di quello che avete disegnato voi. Non mi dava cibo, non sapeva cucinare. Era tipo, sei ingrassato, forse dovresti mangiare un po' di meno. E quindi questi disegni mi portano brutti ricordi. Tu c'hai l'unica nonna anomala. Aspetta, ma è una nonna polacca? No, quella italiana. Era un alieno? No, magari. Un alieno in famiglia. Sembra il titolo di una serie. Un medico in famiglia. Beh, in tutto ciò avete ottenuto un'altra bella ricompensa. Giardino Zen. La vigna vi sta per portare un giardino zen che potete rastrellare e decorare a vostro piacimento. Però metterai sul giardino zen, no? Ma questo è per farvi rendere più calmi, più tranquilli, non per farvi arrabbiare, Francesca. Wow! Gua, gua, Francesca, guarda. Wow. No! Scusa. Devo decorarlo perché otteniamo punti? No. E allora che cacchio me ne frega? Ha fatto il suo dovere, sono calmo. Perché il tuo è così bello e il mio no? Perché tu non sei capace di... Mamma mia, poi continui a far uscire, che fastidio. Adesso vi tolgo dei punti solo perché mi dà fastidio sta cosa. Forse non sei fatto per fare le cose zen. Io sono molto zen. Francesca, ce l'abbiamo fatta. Sei zen ora? Francesca, calma. Io sono calmo, possiamo continuare. Oh mio Dio, che va. Prossimo imprevisto. Rabbia repressa. Per tutta questa manche dovete disegnare da arrabbiati anche quando non lo siete. Credo che sarà naturale dopo tutto quello che abbiamo fatto finora. Per questa quinta manche dovete disegnare che cosa vi dà più fastidio l'una dell'altro. Bene, allora mi sa che ci si potrà arrabbiare sul serio, altro che imprevisto. Io sono pronta. Tu ho sei pronta? 45 scenari diversi. No. Io invece mi devo sforzare, Francesca. E questo qua, quello che pensi di me? Cosa mi dà fastidio, Francesca? Ok, vai, ce l'ho. Prendo uno, via. Francesca, sì? Ti devi arrabbiare. Cavolo, sei sempre arrabbiata, adesso non ti arrabbi. La rabbia mia si sta convogliando in questa situazione che racchiude tutte le cose più sbagliate di te. Perché? Riccardo, ma mi sembri triste. Questa è una cosa cattiva. E tu non provi nulla per questa tristezza. Non ti senti in colpa. Madonna, rispondi. Oh, mi devo concentrare. Sta zitto un pochino. Ma io direi che non vi state arrabbiando abbastanza. Forse potrei attivare l'ultimo imprevisto. La rivincita dei montatori. Oh no, perché sono di nuovo qui loro? Beh ragazzi, visto che non vi state arrabbiando abbastanza, che state facendo? Lo scoprirete a breve. Oh, che è sta roba? Ma che schifo. No dai, che mi vanno tutti nei capelli. Ovviamente ci pensate voi, faccine di c***o, a pulire tutta questa stanza, vero? No. Il tempo è terminato. Francesca? Francesca? Mi sto per sposare. Francesca? È un lungo posamento. Francesca? 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 Ok, vi tolgo 10 punti. Abbiamo finito! Prima ci siamo presi un anno per fare il disegno, adesso abbiamo finito 5 secondi dopo e adesso ci togli 10 punti. Ma tu guarda! Allora, 3, 2, 1. Sei qui sotto. Quello è il mio posto abituale. Questo spiega esattamente il tuo approccio alla casa. C'è una sega circolare nel cassetto, il sapone col latte, non una pianta nel lavandino, ma non il telecomando nel mobile. Hai una capacità proprio di spostare le cose dai posti, ma... e collocarle in posti dove queste sono introvabili. Ma possiamo collocare le cose in un posto per sempre? Sai cosa colloco io ora? Collo questo! Questo, capito? Questo! Tieni! Questo! Ma preferivo la questo, bava questo, di Antonio! Questo! Non ti piace la mia bava? Sì. Riccardo, il tuo disegno. Io mi sto riguardando un film appositamente per farlo vedere a te. E tu, 15 secondi dopo, dormi. Quindi, Riccardo scombina tutto il mondo attorno a sé, ma io questa dormo. È la tua visione del mondo. Che megera. Madonna, diamo sti punti e basta. Allora, la chat, vista tutta la rabbia che avete emanato, vi ha dato ben 20 punti, che vi porta a 97. È abbastanza? Non ancora. Io vi darò i 3 punti necessari. Beh, se resti proprio sdrogato.
Devo dire, anche senza guardare i vostri disegni, l'imprevisto mi ha fatto arrabbiare così tanto che effettivamente forse 3 punti ve li guadagnate, arrivando alla ricompensa finale, una Rage Room. Distruggiamo tutto, cazzo! Sì, vabbè, Francesca, più grinta! Per tutte le persone che parcheggiano sulla pista ciclabile! No! No! Ma che c'ho fega, Francesca! Riprova! Wow! Per il tizio dell'autobus che ieri mi stava investendo! Guardate che bella! Come lo vuoi distruggere? Lo vedi? Lo vedi questo? Lo vedi questo? No! Aspetta! C'è la testa! Resiste! È indistruttibile! Perché cosa era dedicato? Tante cose. Per il ristorante giapponese che ha aumentato i prezzi! Per Marco Montemagno che mi ha fatto da scacchi! Marco! Passo furioso. Questa è la carrozzeria di quegli sto che parcheggiano sulla pista ciclabile! Per TikTok, Instagram e tutta questa tecnologia e la SIAE! Wow! E questo è per ringraziare Hunger Games che ci ha permesso di venire qui a Milano a spaccare tutto! Più informazioni in descrizione!